derby sardo da primato al Nespoli di Olbia, tutto esaurito. Sono arrivati anche 600 tifosi da Sassari per sostenere la Torres, che parte subito con buone intenzioni. Cercato Scotto, la parata sicura di Rinaldi, e Nanni a firmare il primo guizzo per l'Olbia. Nulla di particolarmente pericoloso, altra azione degli ospiti, cercato di Akite in questo caso, schierato insieme a Fischnaller nel reparto offensivo da Alfonso Greco a supporto di Scotto. Ancora di Akite, non riesce a trovare la deviazione vincente da calcio d'angolo. Scotto su punizione, va alto sopra la traversa di Rinaldi. Siamo a metà primo tempo. Fischnaller naviga sulla tre quarti, si costruisce il tiro, smanaccia in angolo il portiere dell'Olbia. Dall'altra parte Daniele Ragazzo, il capocannoniere dello scorso campionato, può andare in campo aperto, incrocia il destro, non riesce però a graffiare questa volta l'ex giocatore del Cagliari. Ancora Olbia con questo guizzo sul lato corto di sinistra dell'area di Montebugnoli, perde gli appoggi l'ex primavera del Bologna. Qui invece perde il pallone ed è ben più grave Zanchetta, glielo scippa Scotto. Torres in vantaggio, freddissimo il capitano proprio sotto il settore ospiti, sblocca il derby. E qui l'ingenuità di Zanchetta, Scotto non perdona, si rientra negli spogliatoi con la Torres in vantaggio. Il derby è però ancora aperto, ma rientra in campo col piglio giusto la squadra ospite. Qui c'è il fallo di Arboleda su Ruocco, e allora opportunità per andare dal dischetto per la Torres, ancora con Scotto, botta che non lascia scampo a Rinaldi. 2-0, doppietta del capitano sassarese. Adesso si fa realmente dura per l'Olbia, anche perché la Torres insiste. Questo tentativo di conclusione non impensierisce più di tanto Rinaldi, poi però è Ruocco a costruirsi un buon tiro sulla respinta del portiere. Liviero fa 3-0 e lancia i titoli di coda del derby. Derby che sorride alla Torres. Fuochi d'artificio al Nespoli, è stata comunque una grande serata di calcio. Cerca nel finale il gol della bandiera, l'Olbia non lo trova nell'infrasettimanale. La Torres si giocherà la vetta con la Carrarese.